Novara di Sicilia è un paesino di montagna situato al confine tra i monti Nebrodi e i Peloritani e fa parte del circuito dei borghi più belli d'Italia. Conta appena 1153 abitanti ed ha una storia antichissima che risale al primo millennio avanti Cristo. Le piccole case affastellate, la trama di vicoli e viuzze talvolta sormontate da archi, i decori delle facciate, l'eleganza di alcuni palazzi storici, lo splendore e la ricchezza degli interni di alcune chiese danno al borgo un fascino medievale. Pingendo lo sguardo verso l'orizzonte dalla sommità del paesino, dove insistono ancora i ruderi del castello saraceno, si possono scorgere il golfo di Tindari e le isole Eolie, oltre al fiume che scorre lungo una vallata pittoresca, popolata a monte da boschi misti di pini, castagne e querce. L'antico borgo di Novara di Sicilia è impreziosito da alcune chiese, come il Duomo, dedicato a Santa Maria Assunta, che rappresenta il luogo di culto più importante del paese, il cui interno è ricco di opere d'arte, tra le quali un dipinto ad olio in cui è rappresentato il vero ritratto di Sant'Ugo, la chiesa di San Francesco d'Assisi, che è la più antica della cittadina, quella di Sant'Antonio Abate e l'ex chiesa di San Giovanni. Novara di Sicilia è un paese famoso a livello regionale e nazionale per una prelibatezza locale, il formaggio maiorchino, una tipicità dal gusto incomparabile, recentemente riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio materiale dell'umanità. Gli eventi più importanti che si svolgono nell'arco dell'anno in questo piccolo borgo sono le feste di San Basilio e di Santa Maria Assunta, nonché le feste del pane, della tosatura, della capra al forno, della nocciola e della castagna e, soprattutto, il torneo del maiorchino, che consiste nel lanciare la tradizionale forma di formaggio maiorchino lungo le strade del borgo, come se fosse una ruota. Nelle trattorie del paesino si possono gustare tantissime pietanze a base di carne d'agnello e di maiale, condite con verdurine selvatiche che ricordano gli antichi mangiari, e la pasta cosiddetta angasciata, che è l'antenata della pasta al forno. Noi di Hashtag Sicilia ci siamo lasciati catturare dal fascino di Novara di Sicilia e abbiamo avuto modo di approfondire le sue bellezze intervistando la presidente della Proloco, Angela Puglisi, e uno dei gestori di una delle trattorie più rinomate, il signor Orazio Cucinotta, padre del titolare, e diversi avventori e visitatori del borgo. Cerchiamo di capire qualcosa in più di Novara di Sicilia, anche grazie al loro punto di vista. Siamo con la presidente della Proloco, che è la signora Angela Puglisi. Presidente, un visitatore, un turista, perché dovrebbe venire proprio a Novara di Sicilia? Un luogo certamente bello, ma difficile anche da raggiungere. Sì, è vero, è difficile da raggiungere, specialmente ora che le due strade di collegamento sono in questo momento combinate un po' male per la recente alluvione che c'è stata nel mese di dicembre. Comunque è sempre bello venire a Novara perché è un'esperienza particolare. Si respira l'aria di un borgo che comunque tramanda alle nuove generazioni gli antichi saperi. Ne dico uno per tutti: l'antico gioco del maiorchino, che ha avuto il riconoscimento UNESCO, le antiche strade con il lavoro degli scalpellini. In questo momento a Novara esiste un non solo scalpellino, che è anche proprietario di un mulino idraulico a ruota orizzontale che si trova nella parte bassa del paese, dove vengono macinati gli antichi grani siciliani. Difatti abbiamo la qualità Maiorca, Russilla e altre, e comunque è molto buona. Poi abbiamo anche un antico teatro che risale più o meno alla seconda metà del 1700, che è con tre file di palchi ed è tuttora visitabile. Abbiamo un bellissimo festino che noi facciamo nel mese di agosto, il festino dell'Assunta, che è iscritto nel registro delle eredità immateriali della Regione Sicilia. Presidente, perché cosa consiste questo festino? Allora, il 15 di agosto viene portata a spalla la statua della Madonna dell'Assunta, che è la protettrice di Novara di Sicilia insieme a Sant'Ugo Abate.
La particolarità di questo festino è che la statua esce dal Duomo e percorre tutte le strade principali, quindi arriva anche nella parte alta del paese che è l'abbazia, si ferma all'abbazia, poi riscende e viene portata a spalla dai portatori. La statua è piuttosto pesante. Nel frattempo si intonano dei canti, cantano Ave Maris Stella. È un'altra particolarità perché si intona una canzone che è per dei marinai. In un borgo montanaro, quindi, c'è questa antica litania. Non sappiamo con precisione la provenienza, però tuttora queste litanie vengono cantate. L'ultimo tratto, che è questo della Via Duomo, dove noi ci troviamo in questo momento, invece viene, e la Madonna viene portata a spalla facendo tre passi avanti e due indietro. Quindi l'ultimo tratto della strada per arrivare in chiesa è molto lento. E verso le 2-3 di notte la statua della Madonna portata a spalla rientra in chiesa con l'acclamazione dei portatori e anche con la stanchezza, ovviamente, di un percorso lungo parecchie ore. Il Duomo, dove noi nella strada ci troviamo in questo momento, che è una bellissima chiesa, e nel Duomo si trova una cripta dove sono seppelliti alcuni sacerdoti che vengono attualmente conservati e ci sono le mummie. Addirittura ci sono anche delle mummie di gatti, perché alcuni gatti sono entrati, non sono usciti più, non sono riusciti ad uscire e sono rimasti là. Quindi effettivamente un turista che viene qua ha la varietà, i panorami, la bellezza anche delle chiese, la bellezza delle nostre tradizioni, l'ospitalità che il Novarese offre anche al turista, li fa sentire come a casa ed è importantissimo. La nostra parlata gallo-italica, che è anche importante, i bambini che comunque ancora mantengono questo gioco, la salvaguardia, la valorizzazione, la trasmissione degli antichi saperi. Noi da poco, qui nella Proloco, molto verso la metà di giugno, inizieremo anche dei laboratori o incontri, come diciamo noi, tra arte e ricamo, per tramandare questa antica arte anche alle nuove generazioni, con ricami, tombolo, uncinetto. Speriamo che comunque vada tutto quanto bene e che le nuove generazioni possano partecipare e capire questo antico saper fare. Lei perché è venuto a Novara di Sicilia? Che cosa la spinta a visitare questo borgo dove è difficile arrivare? Allora, sono state due, una casualità e la seconda perché me ne avevano parlato bene e oltretutto ha dato Natale anche ai miei cugini, a mio cugino che è l'architetto Sergio Bertolami che ora ho a Messina, quindi questa doppia combinazione tra la curiosità questa curiosità di vedere i Natali di questo mio cugino che ancora esercita, che vive. Quindi una curiosità, ma arrivato qui, che cosa ha visto di interessante? Purtroppo il tempo è stato bello, quindi non ho girato molto, però di bello ho visto la chiesa, che mi ricorda un po' la chiesa antica, non si è potuto visitare dentro perché era chiuso, e questi vicoli che ancora sono, insomma, ricordano un po' i paesi, cioè non sono stati contaminati, ecco, dalla civiltà, quindi mi ricorda il mio passato, perché io ho passato più che le città da paese. Le posso dire Lei è soltanto? straniera. Sì, sono dalla Romania. Che cosa l'ha colpita di Novara di Io Sicilia? sinceramente ho visto un angolo dal mio paese, nei boschi, che soprattutto è qualcosa meraviglioso, bellissimo. E siamo arrivati nel paese, un paese piccoletto, però ci sono le case che hanno la sua, diciamo, sono piccolini, hanno delle cose, delle pietre, c'è la pietra speciale, ci sono delle caratteristiche che dà il suo fascino. E
c'è una bella vista, veramente. C'è qualche cosa che... Lo consiglierebbe a una sua amica? Sì, sì. Soltanto li consiglierei a tutti quelli che gli piacciono la natura, per vedere le cose antiche, per vedere, per assaggiare i veri cibi, che non si trovano facilmente. Sì, li consiglierei. Siamo col signor Orazio Cucinotta, che gestisce assieme al figlio la trattoria più importante che c'è a Novara di Sicilia. Mi toglie una curiosità: ma perché un forestiero, un turista, un visitatore dovrebbe venire a Novara di Sicilia? Quanto tempo abbiamo per dirle tutto quello che c'è a Novara? Comincia. Diciamo, stringiamo un pochettino il discorso. Diciamo che è un paese montano, con una grande storicità, perché è nato in una zona nevralgica fra il catanese e il messinese. E, diciamo, ci sono tante chiese, c'erano tante strutture pubbliche che adesso ultimamente non ci sono più. Però la storicità del paese rimane, i vicoli, le case, tutto il contesto abitativo è di grande importanza storica e anche di grande manifattura edilizia, perché c'era un discorso di lavoro della pietra molto importante, che portava sia un artigianato molto fiorente e sia anche delle strutture che nel tempo sono sempre molto attive, diciamo così, funzionali, come questa in cui siamo, che è un palazzo del 1860, finito nel 1860, iniziato molti anni prima, e che comunque è ancora qui, nonostante l'incuria dei precedenti proprietari, l'abbandono per un periodo di tempo, ancora è qui. Il visitatore, il turista, quando arriva in un comune, soprattutto un comune piccolo, vorrebbe anche mangiare bene. Se uno viene qui, che cosa può mangiare? Qual è la specialità, il piatto, diciamo, vostro? A livello gastronomico, che è qualcosa di personale, diciamo, piatti con materie prime del luogo, però poi si rifà un po' a una cucina tradizionale siciliana. Qualcosa di particolare può essere la pasta incasciata, che era una pasta che si faceva... Non mi dica che è la pasta di Montalbano. No. Non lo so se poi hanno anche qualche tradizione similare, sinceramente non lo so. Però questa è una tradizione novarese, del periodo di Ferragosto, soprattutto il 15 agosto, quando le famiglie si riunivano, i turisti venivano proprio appositamente per assaggiare questo tipo di pasta particolare. Diciamo, una pasta molto condita. E uno si deve accontentare della pasta o c'è di altro come specialità? Ma noi abbiamo una linea di formaggi anche importanti, c'è il maiorchino che primeggia, che è un formaggio che ultimamente è stato riconosciuto come bene dall'UNESCO, bene materiale dall'UNESCO, se non ricordo male. Però è un formaggio molto prelibato e riconosciuto nel territorio, perché proprio Novara di Sicilia è il paese del maiorchino.